Acqua, una risorsa sempre più limitata, al punto che, secondo diversi analisti, se molte guerre del Novecento sono scoppiate per il petrolio, la causa scatenante dei prossimi conflitti locali e internazionali sarà l'acqua. Se 50 anni fa solo 20 milioni di persone erano prive di acqua potabile, oggi 1,5 miliardi di abitanti del nostro pianeta ha sete, mentre sono 2,5 miliardi quelli che non hanno accesso a servizi igienico-sanitari adeguati. 30.000 le persone che si spengono ogni giorno per mancanza di acqua. Se un africano ha al massimo tra i 10 e 20 litri d'acqua a disposizione al giorno, in Occidente la sprechiamo. Incassa la fiducia sul decreto Ronchi, prevede la liberalizzazione dell'acqua che rimane di proprietà pubblica ma nella gestione entrano i privati. Il servizio idrico sarà affidato tramite gara e le aziende pubbliche devono vendere un'alta percentuale ai privati. L'acqua è il sangue della terra. L'acqua è vita, l'acqua scorre libera e non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. L'acqua gira nella giostra della vita, ciclicamente evapora e precipita, bagnando in cosa la nutre e poi scorre via, sulla sua scia ogni anima resuscita. Due atomi di idrogeno e uno solo d'ossigeno, è questa la mia pozione magica. H2O è quello che mi serve, l'acqua mi penetra, mi lava, mi purifica. L'acqua è il sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera e non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. Whoever you are, wherever you live, water is the liquid of life, as vital as the air you breathe. Nowadays, most of us fetch and carry no more. Water is delivered to us where we need it, whenever we want it. Turn a faucet, and there is water at any hour of the day or night.